Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti, grazie. Grazie di aver accettato l'invito dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila che oggi inaugura il suo 46esimo anno accademico. Quindi è un momento importante, perché abbiamo ospite qui con noi il maestro Luigi Ontani. Grazie maestro di aver accettato l'invito dell'Accademia e grazie di essere qui. Si apre questo anno accademico sotto i migliori auspici, nel vero senso della parola, perché in quest'ultimo anno è stato fatto tanto lavoro, tanti sforzi con l'impegno di tutti, di tutto il corpo docente, ma anche di tutti gli studenti, di tutti coloro che in questa accademia vivono e lavorano ogni giorno. E allora, per entrare subito a parlare dell'Accademia dell'Aquila, il presidente Roberto Marotta. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti. Autorità, corpo accademico, collaboratori, cari studenti, do inizio con questo mio intervento all'inaugurazione del 46esimo anno di attività dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Ringrazio le autorità per aver voluto dedicare il loro tempo a questa inaugurazione, a testimonianza dell'attenzione che prestano verso la nostra scuola e a quanto essa sia importante per il territorio. L'Accademia di Belle Arti è parte integrante della storia dell'Aquila ed è testimonianza del tessuto culturale di cui la città è permeata. Essa costituisce un patrimonio importante non solo per la nostra città, ma per l'intera regione, essendo l'unica in Abruzzo ed una delle 20 in Italia. Il ridotto numero presente in Italia e la loro forte vocazione all'internazionalizzazione fanno delle 20 accademie italiane un'eccellenza che contribuisce in modo significativo al successo dell'arte italiana nel mondo. Grandi artisti ed illustri professori hanno insegnato nel passato ed insegnano oggi nella nostra accademia, formando centinaia di giovani e favorendo il loro inserimento nel mondo dell'arte e del lavoro. Dopo Ettore Spalletti ed Achille Bonito Oliva, che sono stati con noi nel 2014 e nel 2015, è con particolare gratitudine che accogliamo oggi per l'inaugurazione 2016 un grande artista come Luigi Ontani, che nonostante i numerosi impegni ha voluto dedicare questo incontro alla nostra Accademia. L'artista ci intratterrà tra poco con una sua gradita performance. Con i corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia e grafica articolati nel regime del 3+2 e con il corso di restauro a ciclo unico quinquennale, l'Accademia propone un'offerta formativa ampia e diversificata. Il corso di restauro garantisce un diploma abilitante alla professione di restauratore, quanto mai necessaria in questo travagliato momento della vita della città. A fine 2015 il corso di restauro, uno dei 5 in Italia, ha diplomato i primi 2 allievi. Si è data così concretezza alle aspettative degli studenti che vedono nel diploma la certificazione della loro qualificazione professionale, a testimonianza delle opportunità offerte da questo corso di studi, i nostri primi 2 diplomati hanno già trovato occupazione. In una situazione economica così difficile per il Paese, l'Accademia consente in ciascuno dei suoi 6 corsi una qualificazione professionale che più di altre scuole può creare per gli studenti opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Dopodomani, mercoledì, una commissione ministeriale verrà a verificare la struttura del corso di restauro per constatarne l'adeguatezza degli spazi e la disponibilità delle attrezzature necessarie ad un ordinato ed efficace svolgimento del corso. Superate le lacerazioni e le conflittualità interne trovate al mio arrivo in Accademia, si lavora oggi alacremente ed in armonia sia nel corpo insegnante che in quello amministrativo, con palese gratificazione di tutti i collaboratori nel contribuire al successo della nostra scuola. Grazie all'impegno del direttore Marco Brandizzi, che voglio pubblicamente ringraziare, sono state avviate innumerevoli iniziative con il coinvolgimento degli studenti e la fattiva collaborazione degli insegnanti.
Gli oltre 300 iscritti del corrente anno, sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente, costituiscono per noi solo una soglia di partenza. Vogliamo infatti tornare prima possibile ai numeri anteterremoto. Ciò potrà realizzarsi solo se riusciremo a dare percezione ai nuovi potenziali allievi delle opportunità che la nostra scuola offre, dando spazio sia alle loro inclinazioni artistiche e professionali, sia alla possibilità di un fruttuoso e più facile accesso al mondo del lavoro. Ci riusciremo solo con l'impegno di tutti noi nel comunicare l'efficacia delle iniziative e la varietà dei corsi formativi dell'Accademia. Nel 2015 sono state implementate, con un rilevante impegno di spesa, le attrezzature dei laboratori di restauro e di incisione. Particolare attenzione è stata dedicata dal direttore Marco Brandizzi all'allestimento di un innovativo laboratorio 3D ad alta tecnologia, con un consistente impegno economico al quale ha ampiamente contribuito la Fondazione Carispac con l'impegno del presidente Marco Fanfani, che pubblicamente ringrazio. Il laboratorio, dotato di laser cutting e laser scanner, consente di realizzare prototipi molto accurati e qualifica l'Accademia dell'Aquila come istituto pilota a livello nazionale in questo campo. Ulteriori attrezzature sono necessarie per completare l'allestimento del laboratorio. E a questo proposito abbiamo inoltrato una specifica richiesta di finanziamento al vicepresidente della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, che sentitamente ringrazio per la sua presenza oggi qui. Presenza che mi dà l'opportunità di strappargli, mi auguro, la promessa di una sollecita versione della richiesta. La Fondazione Carispac, sempre vicina alle istanze del territorio, ha assegnato alla nostra scuola due borse lavoro che hanno consentito l'assunzione di due collaboratori per 12 mesi, destinati a dare un supporto operativo alle diverse iniziative proposte da docenti e messe in campo dall'Accademia. Purtroppo i lavori di completamento del nuovo laboratorio per il corso di restauro sono ancora fermi a causa dell'impasse giudiziaria nata dal contenzioso in essere con la ditta realizzatrice. Consapevoli dei tempi biblici delle cause civili in Italia, ci siamo attivati per la ricerca di nuovi spazi per i nostri laboratori. Rinnovo un sentito ringraziamento al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, che ha messo a disposizione dell'Accademia tre ampie aule nel MUSP di strada statale 80, dove hanno trovato collocazione le aule di pittura e tecniche delle arti visive. Parimenti un sentito ringraziamento va al presidente della provincia Antonio De Crescentis e ai suoi collaboratori per il costante sostegno dell'amministrazione nel farsi carico degli oneri di gestione e di manutenzione della nostra splendida sede, opera, come ricorderete, dell'architetto Paolo Portogresi. Grazie alla provincia, tra gli altri numerosi lavori, sono state messe a norma nel 2015 tutte le porte della scuola. Sempre grazie al supporto dell'amministrazione provinciale, siamo finalmente in dirittura d'arrivo con l'iter amministrativo per il rilascio del certificato di agibilità al pubblico spettacolo di questo nostro bel teatro. Nei prossimi giorni avremo la visita finale di controllo della commissione, dopodiché lo porremo a disposizione delle iniziative culturali della città. La convenzione con la Direzione regionale dei beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, sottoscritta a suo tempo con il direttore architetto Scoppola, sta dando i suoi frutti. Grazie alla soprintendente dottoressa Arbace sono stati messi a disposizione dell'Accademia reperti archeologici ed opere lapidee provenienti dal Museo Paludi di Celano, sulle quali i nostri studenti stanno alacremente lavorando. Sempre in accordo con la soprintendenza, l'Accademia ha avviato il restauro della tela che copriva la cupola della Cattedrale di San Massimo danneggiata dal terremoto. La tela, opera di Venanzio Mascitelli, ha una superficie di oltre 100 metri quadrati ed il suo recupero costituirà un banco di prova esaltante per i nostri studenti ed i nostri docenti. È stata inoltre perfezionata un'importante convenzione con l'Accademia di Danza di Roma per la realizzazione dei costumi che l'Accademia Romana porterà al Festival di Salisburgo. Altre convenzioni sono state stipulate con la Fondazione Michetti di Francavilla, con l'Istituto d'Arte di Castelli e con il Conservatorio di Musica dell'Aquila.
Ringrazio la soprintendente professoressa Lucia Arbace per lo spirito di collaborazione e condivisione delle esigenze dell'Accademia. Stiamo infatti mettendo a punto una convenzione che possa consentire ai nostri allievi di restauro di partecipare a stage di laboratorio presso il Museo Paludi di Celano, ospitati a piccoli gruppi nella locale foresteria. Contiamo infine di perfezionare a breve, per il mio tramite, quale componente della Commissione Artigianato Artistico, una importante convenzione per il restauro tra l'ACRI, l'Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria, e le 5 accademie italiane che hanno il corso quinquennale di restauro. Il successo dell'Accademia è legato anche alla sua vocazione nell'internazionalizzazione della formazione didattica, che si esplicita attraverso 45 accordi bilaterali con istituzioni europee e con la partecipazione ai corsi Erasmus nel 2005 di 20 studenti e 12 docenti, numeri di tutto rilievo nel panorama delle accademie italiane. Nel 2015 l'Accademia ha organizzato tirocini formativi per 20 laureati provenienti dalla graduatoria ministeriale ed ha erogato 4 borse di studio a studenti, di cui una per tutor all'integrazione dei numerosi allievi cinesi e 3 per le attività di laboratorio. Annuncio infine che grazie alla proposta formulata dalla professoressa Giovanna Cassese, commissaria nel 2014 della nostra Accademia, nei giorni 20, 21 e 22 ottobre di questo anno l'Aquila e l'Accademia ospiteranno l'annuale convegno sul restauro, al quale parteciperanno oltre 100 operatori, intitolato Lo Stato dell'Arte anno 2016. Si tratta di un evento che, grazie al supporto economico della Fondazione Carispac ed in collaborazione con l'Italian Group of International Institute of Conservation, coinvolge restauratori e tecnici provenienti da tutta Italia. L'Accademia, dando seguito alla sua naturale vocazione e mettendo a disposizione questo bel teatro, si integra sempre più nel tessuto sociale del territorio, proponendosi per accordi di collaborazione e per iniziative di comune interesse con le altre istituzioni culturali della città: il Teatro Stabile d'Abruzzo, l'Istituzione Sinfonica, il Conservatorio di Musica e di Solisti Aquilani. Agli studenti e ai loro rappresentanti va il mio ringraziamento per aver saputo partecipare con spirito costruttivo alla vita dell'Accademia e al suo riordino formativo, che ha contribuito a dare certezze e qualità ai corsi da loro frequentati. Del dettaglio delle innumerevoli iniziative poste in essere nel corso dell'anno vi parlerà più diffusamente il direttore Marco Brandizzi. Io, nel ringraziare tutti i docenti, il corpo amministrativo e l'intero consiglio di amministrazione, voglio concludere invitando tutti voi a farvi cassa di risonanza delle eccellenze, delle attualità, delle attività svolte dall'Accademia e portavoce verso i giovani studenti delle opportunità di sviluppo delle loro vocazioni artistiche e di quelle occupazionali che la frequenza della nostra Accademia possono offrire. Infine, ringrazio di nuovo l'artista Luigi Ontani per aver voluto essere oggi tra noi e per la performance che tra breve ci offrirà. Grazie. Grazie Presidente, ha ringraziato uno per uno naturalmente tutti i rappresentanti e le istituzioni che oggi sono qui con noi, ma io volevo chiamare subito il Sindaco Massimo Cialetti, il Sindaco dell'Aquila, per i suoi saluti e per un suo intervento. Buongiorno a tutti, benvenuto Maestro, grazie di essere qui, ma ormai quest'anno posso rivolgere un saluto brevissimo, perché mi sembra che la mission che ci eravamo dato, per la quale io ringrazio chi è stato in quell'operazione, il Ministero, la dottoressa Cassese, poi Roberto Marotta e adesso Marco e tutti gli altri docenti, l'operazione che era quella di dare una nuova vita, un nuovo impulso alla scuola, anche, scusate, io posso dire, anche un'etica diversa, no? In cui l'interesse dell'Accademia venisse prima di tutti gli altri, è una missione compiuta. Stiamo tornando ai livelli qualitativi di una volta. Io posso solo dire che la collaborazione da parte del Comune dell'Aquila è stata
è e sarà sempre massima, soprattutto per dare accoglienza ai ragazzi che verranno, io spero, veramente da ovunque, e che noi saremo in condizione di poter ospitare. L'Accademia di Belle Arti è uno dei pezzi identitari di questa città, della formazione, dell'alta formazione, è una città della cultura. Non aver capito questo, o non capire questo, vuol dire non capire che cos'è questa città. Io dico sempre che per noi queste strutture sono quasi come può essere il porto per Pescara o l'aeroporto per Pescara. Queste cose vanno capite, così come l'ISA e così via. Quando tutti quanti avranno compreso fino in fondo questa cosa, io credo che sarà più facile per noi decidere e gestire il nostro futuro. Nel ringraziarvi per tutto quanto quello che state facendo e nel riconfermare l'attenzione, colgo l'occasione della presenza anche del vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, per dire che voci di dipendenze in Abruzzo, di altre accademie, oltre che avere una scarsissima correttezza istituzionale, che farebbe pensare più a qualcuno che si vuole assicurare una vicenda post pensionistica e così via, sarebbe molto scorretto, perché verrebbe a minare, in questo come in altri campi, quella necessità di un nuovo clima in Abruzzo, in cui le eccellenze devono diventare eccellenze e poi possono anche avere un ruolo sull'ambito del territorio. Siamo 1.300.000 persone, siamo una regione abbastanza contenuta, dobbiamo imparare a difendere tutte le eccellenze, a farle crescere lì dove si trovano, e questa è una di quelle. Grazie a voi per il lavoro fatto. Grazie al sindaco dell'Aquila, appunto il presidente l'aveva detto, importantissima la collaborazione naturalmente con la provincia dell'Aquila, il presidente Antonio De Crescentis. Grazie presidente di essere qui e soprattutto per l'impegno ancora una volta, per il funzionamento, per la logistica di questa struttura e di questa accademia. Grazie, grazie, saluto prima gli studenti, le studentesse e poi tutto il resto, tutto il corpo docente, il corpo amministrativo, le autorità e voi che siete qui vicino sul palco. Sottolineo due aspetti, quello del valore dell'arte nella nostra società, nel nostro mondo, in questa provincia, perché fa bene il sindaco Massimo Cialente a parlare di città, io però ho il compito di parlare di provincia, ed essendo questa un'accademia che sta nella nostra provincia, oltre ad essere un fiore all'occhiello di tutta la provincia dell'Aquila, è, come diceva giustamente bene il presidente, è un fiore all'occhiello di tutta la regione, quindi eventuali, come dire, velleità di altri territori, vabbè, li possiamo anche, come dire, gestire, però credo che vada però sottolineato l'aspetto, almeno per quello che mi riguarda, del valore che può avere l'arte nella nostra cultura e del valore della cultura nella nostra società. Io sono molto preoccupato del fatto che molti musei non vengono frequentati, che molte scuole purtroppo non vengono, come dire, attirate, vengono convogliate verso i musei, verso l'arte. Questa è una riflessione che vorrei fare insieme a voi, mi piacerebbe molto che anche l'Accademia di Belle Arti fosse, come dire, un volano per questo tipo di attività. Credo che noi come provincia faremo un lavoro specifico su questo tipo di, su questo tema, perché credo che avvicinare un ragazzo, un bambino nelle scuole di primo livello, ma poi un ragazzo al museo, all'arte, a vedere opere d'arte, sia un qualcosa che può soltanto fare bene al nostro mondo. Questa è una prima riflessione che faccio, e quindi lascio un testimone importante all'Accademia, facendo in modo che non soltanto la provincia è l'ente che garantisce il rifacimento di un tetto, che è quello che magari abbiamo fatto o altro che faremo, e ringrazio il dottor Amorosi e l'ingegner Di Battista che per la provincia hanno collaborato con voi dando, come dire, un supporto materiale, ma ci piacerebbe molto fare in modo che ci fosse una collaborazione tra provincia e Accademia per avvicinare quanti più possibile, quanto più possibile, i ragazzi all'arte, perché è qualcosa che non ha prezzo e che può, come dire, aiutare molto il nostro futuro. Grazie. Grazie anche al presidente della provincia dell'Aquila, e l'ultimo saluto è quello del vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, che è stato così impegnato pubblicamente oggi dal presidente Marotta a sostegno di questa, di questo istituto. E anche dal sindaco, sono stato impegnato pubblicamente, quindi risponderò. Tanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, adesso ci onora. Allora, io farò tre brevissimi discorsi che attengono alle mie molteplici funzioni, perché
perché tra le altre cose sono anche coordinatore nazionale degli assessori al turismo. Io penso che, guardando i numeri, l'Italia, voi sapete che è stato fatto uno studio sui marchi più conosciuti al mondo, il marchio più conosciuto è Coca-Cola, il secondo marchio più conosciuto è Visa, il terzo marchio conosciuto è Made in Italy, cioè l'Italia ha un'immagine nel mondo fantastica. Poi noi non sappiamo assolutamente utilizzare, diciamo, questa opportunità, ma vediamo a che cosa è legata a tante cose naturalmente, perfino al cibo, è legata alla storia, è legata alle bellezze naturali, ma è fondamentalmente legata alla cultura. Noi siamo il posto al mondo che non solo, come è noto, possiede 60% di tutti i beni culturali, ma possiede una storia culturale e una vita viva culturale che non ha paragoni col resto del mondo. E il fatto che noi non puntiamo di più su questo patrimonio immenso che abbiamo, il fatto che se andiamo a guardare quanto lo Stato italiano e quanto poi il sistema anche regionale italiano investe su questo patrimonio che ha, vediamo che insomma è abbastanza imbarazzante. E la gran parte del costo di queste attrezzature e di queste vita culturale è scaricato sugli enti locali, i quali però si trovano nelle difficoltà via via crescenti. Quindi noi innanzitutto stiamo parlando di questo, cioè stiamo parlando di della leva fondamentale che ha l'Italia per ricominciare, per crescere. Poi arriviamo all'Abruzzo. Noi qui abbiamo la fortuna, tutto sommato, di avere un patrimonio culturale, di attività culturali, che è un patrimonio superiore a quello che ha una regione tutto sommato piccola, che poi la gran parte di questo patrimonio sia concentrata ad Aquila, è andata così. È la storia che ha determinato che sia così, ma qui sono concentrate le attività culturali della regione. Allora, prima risposta a Cialente. Una volta per tutti, ripeto qui quello che ho scritto anche sul giornale, che quindi conosco un po' la materia dell'AFAM, ma voi sapete benissimo che l'AFAM è la, diciamo, la struttura nazionale che finanzia accademie e conservatori. È una torta piccola ed è una torta che nel corso degli anni non è cresciuta, anzi piuttosto tendenzialmente tende a diminuire. Questa torta paga 20 accademie, che sono un numero ragionevole ed equilibrato, circa una regione, e 74 conservatori. 74 conservatori in realtà non sono pagati dall'AFAM tutti, per fortuna, perché sarebbe. Ma 74 conservatori sono quelli che esistono in Italia, che sono grosso modo uno a regione, quelli statali, e noi ce ne abbiamo per fortuna uno validissimo qui ad Aquila. Poi sono effetto di una proliferazione che c'è stata nel corso degli anni per effetto di iniziative estemporanee prese da enti locali, da province, che naturalmente via via non sono più in grado di essere sostenuti da quelle province, da quei comuni, e noi ce ne abbiamo uno in Abruzzo, no? Lo conoscete bene, e a questo punto in qualche modo vorrebbero tornare nella cosa che è assolutamente impossibile. Pensate quanto è complesso e grave questo aspetto, che il motivo per il quale non si è riusciti in questi anni a farlo fino in fondo, cioè a equiparare davvero la formazione e la struttura, diciamo, dell'AFAM alla struttura universitaria, è fondamentalmente derivato dal fatto che tu ti dovresti tirare dietro questi 74 conservatori e non si può fare. Questo ragionamento per dire che sarebbe una follia fare per le accademie quello che l'errore che si è fatto per i conservatori, mo' lo mettiamo a fare per l'accademia, ma non è solo una follia, è una cosa che è impedita, che noi in Abruzzo facciamo spesso discussioni un po' provinciali, no? Basterebbe informarsi un attimo. Non si può fare, perché il Ministero, una cosa di questo genere, non ce la farà fare mai, anche se noi fossimo talmente matti da pensare di farlo. Poi, se si pensare che si faccia la sede distaccata dell'Accademia di Roma a Monte Silvano è un'altrettanta stravaganza, anche perché vorrei vedere l'Accademia di Roma quanti soldi mette a Monte Silvano. È una curiosità che personalmente ho, e naturalmente scoprire altra cosa, quindi questa cosa non si può fare. Altra cosa è che questa Accademia abruzzese possa fare anche attività in giro, che possa avere una, se l'Accademia di Roma vuole venire in Abruzzo a fare iniziative, benissimo, si metta in contatto e in rapporto con la, come ha detto il Presidente, con l'Accademia che c'è. Queste sono cose ragionevoli, le altre sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Altra cosa ancora è l'investimento che la Regione fa, e secondo me fa bene a fare, per recuperare
cose complicatissime, tra l'altro, la struttura della Stella Maris di Montesilvano, che gli possa dare una finalizzazione culturale, mi sembra una cosa ragionevole, ma non c'entra niente, non è necessario proliferare un'accademia in più che poi non sappiamo come far campare. Quindi la risposta c'è, spero che sia stata sufficientemente chiara e netta. Ultimo problema, la risposta a Roberto. Ora, noi ho detto prima che abbiamo questa fortuna di avere in questa città, che ha avuto tante sfighe, insomma, penso che ne abbiamo accumulato un certo numero negli ultimi 7-8 anni, ha però la fortuna di avere qui concentrata una infrastrutturazione di attività formative e dirette legate alla cultura degna di una grande metropoli. Naturalmente costano. Non c'è niente da fare, non è che queste strutture, perché ogni tanto quando vedo che si invoca il mercato, la cultura non può essere affidata al mercato. Siccome noi siamo qua dentro di quelli che pensiamo che aver detto che con la cultura non si mangia sia una gigantesca stupidaggine, però nello stesso tempo la cultura si alimenta anche attraverso finanziamenti pubblici, noi dobbiamo selezionare e scegliere quali sono le attività sulle quali dobbiamo concentrare le nostre ridotti finanziamenti che abbiamo. Per fortuna ad Aquila abbiamo la possibilità di utilizzare, con il sindaco Celente, senatrice Pezzopane, ci siamo tanto battuti insieme ad altri naturalmente perché ciò avvenisse, che il 4% di tutte le risorse destinate alla ricostruzione sismica sia destinato per le attività cosiddette per lo sviluppo, e abbiamo inserito adesso con la legge fatta da Pezzopane, è stato inserito in legge che le attività, la cultura e l'alta formazione, quindi voi ci entrate da due canali diversi, siano indicate come strutture da finanziare. Naturalmente qua io devo essere chiaro, noi con quei finanziamenti non possiamo finanziare attività ordinarie, tra l'altro sono soldi degli italiani, e quindi noi dobbiamo finanziare progetti che poi in un luogo che è la cabina di regia in cui siede anche lo Stato che ci controlla e fa bene a controllarci, dovrà valutare la validità, ma sicuramente progettazioni serie delle strutture di alta formazione, e questa è una struttura di alta formazione, devono entrare. Quindi io vi invito, diciamo, mi metto a disposizione insieme a Massimo Cialente, facciamo parte di questa cabina di regia, quindi siamo anche nel posto dove si decide, sediamoci, mettete in campo un progetto serio, so che ce l'avete, e con quei finanziamenti che dureranno per i prossimi anni sicuramente saremo in grado di rafforzare enormemente questa splendida struttura che ci abbiamo. Grazie. Grazie anche al vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, il direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila Marco Brandizzi. Buongiorno e ringrazio in primo luogo tutti i presenti, gli studenti, i docenti che sono venuti a questa inaugurazione. Mi associo ai ringraziamenti fatti dal nostro presidente alle autorità presenti, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, il vicepresidente della regione Giovanni Lolli, la senatrice Stefania Pezzopane, il presidente della fondazione Carispac Marco Fanfani, che veramente ci supporta economicamente in tante nostre iniziative. Noi abbiamo, permettetemi anche di ringraziare tutta la nostra struttura amministrativa che ci supporta in maniera, devo dire, veramente molto adeguata, e il presidente Roberto Marotta, che ovviamente anche lui ci, evidentemente con i suoi contatti diciamo nel territorio veramente ci ha dato tante possibilità di sviluppare i nostri laboratori. Ringrazio le direttrici amministrative Paola Spezzaferri e Patrizia Di Marco, tutto appunto il personale che lavora all'interno dell'Accademia. Un particolare ringraziamento, permettetemi, al nostro ospite, l'artista Luigi Ontani, che farà una conferenza dal titolo Maestro Estro, e che ascolteremo con grande interesse, infatti farò, diciamo così, un intervento abbastanza veloce proprio per dare il maggiore spazio possibile all'artista. In questo anno di mia prima direzione sono stati realizzati tanti progetti, non per merito mio, ma per merito di tanti docenti che si sono impegnati. Vi farò solo alcuni esempi. La scuola di scenografia ha curato e progettato la realizzazione della scenografia e degli stand della Fiera della Ricostruzione. Le scene e i costumi di due rappresentazioni teatrali, una preparata nel nostro teatro appunto da Giorgio Barbiero Corsetti e l'altra da Gianbruno.
sono appunto iniziative importantissime. Noi abbiamo, tenete presente, riutilizzato a pieno il nostro, questo bel teatro che noi abbiamo. Certamente in questo senso, per esempio, la provincia è stata fondamentale, perché riscaldare una struttura di questo tipo non è assolutamente semplice. Quindi riutilizzare a pieno tutte le aule significa anche evidentemente intervenire economicamente da parte delle varie amministrazioni. E quindi ancora ringrazio il Presidente della provincia per questo. La Scuola di Grafica ha realizzato appunto un libro d'arte in collaborazione con il Liceo Artistico Belisario di Avezzano. Le scuole di arti visive, pittura, decorazione, scultura collaborano costantemente insieme, e per esempio gli studenti di questi corsi hanno realizzato autonomamente la mostra di fine anno, organizzando l'invito, organizzando tutta la struttura che serve per appunto preparare una mostra. Preparare una mostra significa effettivamente fare, come dire, realizzare e vedere come l'opera si presenta. L'opera non va solo evidentemente costruita, ma va anche esposta. Questo ulteriore passaggio spesso e volentieri nelle altre strutture, nelle altre accademie, viene assolutamente messo in secondo piano. Per noi è fondamentale che gli studenti possano in qualche modo sperimentare anche questo aspetto della creazione artistica. Appunto, abbiamo detto decorazione, pittura, scultura, hanno partecipato a workshop organizzati per esempio dalla Biennale di Venezia, quindi i ragazzi hanno potuto anche verificare in questa struttura importantissima evidentemente per l'Italia cosa significa esporre in un luogo di questo tipo. I workshop sono stati organizzati appunto all'interno della manifestazione Codice Italia e quindi per loro è stata indubbiamente un'esperienza molto importante. Hanno organizzato, poi noi abbiamo organizzato i corsi di arti visive, hanno organizzato in collaborazione con la rivista Musei, diretta da Germana Galli, la mostra H più B più per P, H per P, per, effettivamente doveva essere, e questa mostra è attualmente, può essere attualmente visitata, ed è ecco, l'ulteriore collaborazione che noi abbiamo avuto ecco, con il territorio. Ecco, il rapporto con il territorio per noi è fondamentale, in quanto vogliamo in primo luogo servire la città dell'Aquila che ci ospita e poi tutto il territorio d'Abruzzo. Noi siamo l'Accademia di Belle Arti appunto d'Abruzzo. E questo lo ribadiamo anche per quanto riguarda la scuola di restauro. Continuano le collaborazioni, la collaborazione per esempio con la Fondazione Michetti. Noi restauriamo le opere di questa fondazione e i ragazzi possono effettivamente sperimentare, toccare con mano che cosa significa fare la professione del restauratore, in questo caso del restauratore di opere contemporanee. Sono state stipulate, appunto, dicevamo, molte convenzioni, tra cui una con il Museo di Celano Paludi. È una convenzione molto importante perché noi abbiamo prelevato una serie di frammenti di intonaci dipinti che adesso i ragazzi stanno ripulendo e restaurando. Erano frammenti, per capirci, che erano in deposito da 40 anni al Museo Paludi. Quindi adesso nel nostro progetto, poi faremo anche una pubblicazione, stiamo dando un servizio ai beni culturali, stiamo dando un servizio, permettetemi, proprio allo Stato italiano. La nostra è un'istituzione appunto nazionale e noi ci muoveremo, sì, occupandoci del territorio, ci muoviamo anche come istituzione nazionale e direi internazionale. Il nostro laboratorio ad alta tecnologia, che pure ancora è piccolo, l'abbiamo finanziato con pochi soldi, anche questi con l'aiuto appunto della Fondazione Carispac, adesso lo amplieremo. Sono sforzi economici che noi facciamo in prima persona con l'aiuto appunto della Carispac e che sarebbe interessante appunto avere dei finanziamenti anche da parte della Regione. In questo modo, con il progetto che noi abbiamo presentato alla Regione, diventeremo praticamente l'istituzione europea a maggior livello dal punto di vista tecnologico. Certamente il rapporto tra tecnologia e arte non è la tecnologia fa l'arte, la tecnologia al servizio dell'arte evidentemente, perché l'arte è idea e questo lo vedremo ampiamente con la conferenza del maestro Luigi Fontani. Noi abbiamo fatto tante altre iniziative e abbiamo fatto appunto collaborando con il Comune il tribude per quanto riguarda la perdonanza, tribude che poi realizzeremo anche quest'anno e nei prossimi anni, in modo da dare al Comune una collezione.
continueremo e realizzeremo, cerchiamo anzi di realizzare una mostra negli eremi abruzzesi. Guardate, una mostra negli eremi abruzzesi non significa semplicemente prendere delle opere e esporle in uno spazio, significa per esempio che il percorso che porterà agli eremi farà parte della mostra stessa, quindi noi non a caso poi la pubblicazione che faremo la faremo post mostra, non prima, proprio perché il catalogo dovrà documentare tutto il percorso, quindi spiritualità e arte, anche se arte significa per forza di cose anche spiritualità. Per quanto riguarda altri progetti che riguardano quest'anno, collaboreremo con il reparto di terapia del dolore diretto dal dottor Franco Marinangeli. Con il dottore abbiamo iniziato una collaborazione che è un ulteriore servizio che noi vogliamo fornire in questo caso a un ospedale che si occupa evidentemente di cose molto particolari, e noi già adesso stiamo progettando il reparto pediatrico di questo reparto, e questo, ecco, qui vediamo che l'arte in qualche modo si collega proprio anche a un servizio importantissimo che va al di là evidentemente del costruire un'opera d'arte. Abbiamo detto la mostra degli eremi, fatta appunto in collaborazione con il Comitato per le celebrazioni del Giubileo. E poi ancora ospiteremo e organizzeremo il prestigioso congresso dell'Istituto Internazionale di Conservazione. Il titolo sarà Lo Stato dell'Arte. Bene, questa organizzazione ha scelto noi come istituzione, perché conosce evidentemente i nostri laboratori, conosce una struttura come questa e quindi sa che noi possiamo dare un servizio al massimo livello. Verranno sicuramente più di un centinaio di congressisti, che dovranno poi essere ospitati ovviamente nella città, e quindi noi faremo anche in questo caso, cercheremo di dare, di fare per noi, per i nostri studenti del restauro, per i cittadini, ecco, di dare un ulteriore servizio, ma al tempo stesso in qualche modo cercheremo di ravvivare quelle che sono le attività culturali della città. Vedete, si parla tanto di ricostruzione materiale. Ecco, la ricostruzione culturale è ancora più, per certi versi, importante. Ricostruzione culturale significa in qualche modo anche rileggere una materia anche in maniera diversa, come fanno tanti artisti, significa rileggere la realtà in maniera diversa. Quindi per noi è importantissimo. Dicevamo appunto di tanti progetti. Sta accadendo, diciamo, una cosa particolare in questa istituzione che mi emoziona, devo dire, e mi responsabilizza ulteriormente. Accanto a tanti validissimi e bravissimi docenti che abbiamo, si stanno aggiungendo altri docenti che vengono da altre istituzioni, da altre accademie, e preferiscono venire nella nostra istituzione perché qui sanno che stiamo in qualche modo progettando un'idea diversa di accademia. Quindi anche se questo costa, diciamo così, una lontananza maggiore, quindi costi anche materiali maggiori, bene, questi docenti hanno deciso di venire da noi, e questo devo dire è un fatto che mi emoziona, insomma, ripeto. L'artista Luigi Ontani, quando si congeda, saluta dicendo viva l'arte. Possiamo dire che questa è la nostra idea di accademia. Viva l'arte, guardate, non è un'esclamazione leggera e di disimpegno, è un'esclamazione piena di complessità e responsabilità. Evoca la nostra coscienza, ricorda alla società, alla politica, mi permetto di dire, che come si trasforma un pensiero, quindi un'idea, in un giardino, direbbe Hillman, cioè in uno spazio organizzato che crea emozione e crea alcune volte anche un'opera d'arte. Darei adesso la parola al maestro. Thank you.
quindi viva l'arte. La maschera che ho portato con me si chiama Maestro e quindi contiene la parola astro-estro. È un'autoironia che riguarda palesemente la mia avventura anche di viaggio, perché la maschera porta in sé un doppio volto che è l'Occidente e l'Oriente, e la geografia è il mio viaggio di andata e ritorno fra l'Italia e Bali in Indonesia. Raccontare la mia storia è ripensare a un viaggio della mia vita in bilico fra arte e vita, e quindi sono nato e cresciuto e mi compiaccio in una totale provincia. Credo che la dimensione della cultura, della propria ricerca di identità nella provincia sia stata molto, spero, favorevole. E quindi sono un autodidatta, anche se a un certo punto la curiosità e l'eventualità fu di poter frequentare saltuariamente una stagione scolastica all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove era possibile negli anni 60 accedere solo superando un semplice esame nella scuola del nudo. Avendo fatto uso e abuso del nudo, mi sento di giustificarlo in quanto è stata la possibilità e la posa di uscita dal tempo, cioè la nudità che ho espresso ed esibito era soprattutto una chiave di uscita dal tempo. Paradossalmente il professore di questo corso era Manescalchi, forse sto deformando il nome, e che soprattutto era impegnato in un linguaggio di ricerca sperimentale, quindi di studi di topologia, e questo fu estremamente stimolante perché era come ritrovarsi in una mappa di ricerca oltre a quella dell'anatomia del corpo umano, cui i modelli erano alquanto deformi, se ben ricordo. Però invece gli studi di topologia riguardavano sia appunto soprattutto un'idea di sagoma, e da queste mie frequentazioni nacquero gli oggetti pleonastici, la cui titolazione era palesemente basata su una convinzione di inutilità, però l'inutilità nella dimensione del ludico, come dire, c'era una voglia, una necessità, un desiderio costante di gioco, e quindi tutta la mia dimensione di creativo, di vita di quel tempo era proprio trovare nella quotidianità come anche possibilità di concentrazione, distrazione, estrazione, una possibilità di sentiero che fosse soprattutto quello del gioco, un gioco serioso al confronto con l'arte, quindi anche un apprendistato. Essendo appunto un autodidatta, e non vorrei ostentarlo troppo, la conoscenza era la curiosità che mi portava a considerare l'arte comunque sempre contemporanea, esplorando dall'archeologia all'antico al moderno e ritrovando una possibilità soprattutto nelle avanguardie, perché il comportamento e l'aspetto performativo delle avanguardie mi permetteva di osare, di tentare una possibilità diversa senza anche la conoscenza specifica e l'applicazione necessaria per, ad esempio, ancora allora e credo tuttora, di saper dipingere e scolpire. Era il momento anche del design razionale italiano e Bologna ne era anche un centro, era la mia città di riferimento, essendo nato in un paesello ai confini, cioè nell'Appennino tosco-emiliano, ai confini con la Toscana, quello che poi è diventato Grissana Morandi, anche se sono nato nella valle. E quindi era anche molto presente Gavina, che era considerato il domatore del design razionale italiano, e difatti lui in quegli anni fondò il Centro Duchamp. Quando io ebbi la prima mostra a New York dei Sonnabel, veramente scelsi non Duchamp, che ritengo
inevitabilmente fondamentale, ma preferì dedicarla a Corneille, perché Corneille è il ponte di desiderio culturale fra l'Europa e l'America e l'Italia in particolare, quindi fui anche accompagnato dagli addetti di Sonneben e Castelli alla fondazione di Corneille. Sto perdendomi in un labirinto di dettagli per dire che intitolai la mia mostra Medici Prince proprio perché era una scatola, un ambiente di luce di cui mi rivestivo ed esprimevo diverse mitologie e allegorie. Quella che erano le mie convinzioni di quel periodo, cioè fine anni 60 e 70, era la possibilità con una postulazione, una convinzione che si presentava anche con una dimensione esibizionistica, narcisistica, ecocentrica, però di poter ripercorrere l'arte nella vita e come, anziché fermarsi a un'istantanea, proporre una posa che era la posa dell'arte in un senso anche da pre ma anche manierato, e quindi riuscì a coinvolgere gli stampatori di colore a stamparmi le immagini a grandezza naturale, cosa che assolutamente non sapevano fare e non si usava, e quindi in quei primi anni, fine anni 60 e 70, riuscì ad esporre delle grandi immagini fotografiche che venivano definite gigantografie e che avevano la presenza del quadro pur non essendolo, all'opposto anche l'aspetto di miniatura che poi riuscì a svolgere in un rapporto con l'Oriente, in particolare con l'India, dove si usava ancora, ma anche al mio paesello, dipingere le foto. Questi elementi di radice della mia storia, della mia avventura, tuttora tento di continuare variando e ritrovando delle diverse prospettive, dei diversi punti di vista. Questo mio viaggio, perché nella mentalità che mi conduce, è soprattutto appunto un amore dell'arte, ma anche un'indole del viaggio, quindi ritrovai il senso della tangibilità e delle cose, nemmeno tanto su un concetto di scultura e di pittura, ma dando molta importanza all'idea dell'idolo, ma l'idolo come maschera e come feticcio e come totem, e quindi attraverso la maschera che tentai di esprimere come alibi degli inviti delle città dove mi trovavo ad esporre. Ricordo in particolare una mostra da Lucio Ameglio a Napoli, che si era inventato l'arte e la cultura in una città così ricca di tesori come lo è tutto questo ex bel paese, perché non credo che sia un problema, ma anche nei miei riporti pseudo-culturali, sia appunto intellettuali con New York, a volte si viene denunciati come che la cultura sia un peso, no? Io ricordo alcuni professori newyorkesi, questa era la domanda, essendo appunto proveniente dall'Italia. Io non ho mai pensato che il peso fosse un peso intellettuale o cerebrale o poetico letterario. Mi sono nutrito di poesia e di letteratura, cercando di portare questi elementi anche soprattutto in un aspetto visivo, e quindi attraverso la maschera ho percorso una mappa della maschera nel mondo, che tuttora vale nonostante la deformazione turistica, e ci sono dei grandi eredi, lo vado ripetendo in diverse occasioni, che io ho cercato in giro per il mondo, dall'Alto Volta al Burkina Faso, dove c'è tuttora una tradizione di ritualità che riguarda le maschere Dogon, al Giappone, al Messico, all'India, alla Sri Lanka, alla Thailandia, al New Mexico, cioè tutti quei luoghi dove tuttora la maschera ha il senso di una ritualità in bilico fra sacro e profano.
Questo ha ancora tuttora un valore di senso e di significato e di comportamento nonostante le contraddizioni, soprattutto condotte da una condizione che in quegli anni in cui mi sono formato c'era una polemica che verteva sull'arte come merce, su tutti gli elementi che componevano il dibattito dell'ideologia. Io ho rispettato, per modo di dire, ho trovato uno spazio di pensiero e di comportamento, ho tentato di esprimerlo, soprattutto non lasciandomi condizionare, cioè avere una consapevolezza anche della forza e della fragilità della nostra società, e che l'arte può condurre in modo aleatorio e diverso, e oso dire l'arte e l'eros sono gli unici due sentieri che possono cambiare la nostra vita o nutrirla di elementi fuori dalla produzione delle cose che ci sono necessarie. Per mia personalità, io sono pacifista, vegetariano dalla nascita, ho rifiutato fin da bambino tante cose, non vorrei fare un autoritratto come santo, come eroe, semplicemente mi trovo un po', come dire, sovraesposto nel usare le parole in questo pubblico che mi dona questa opportunità, in quanto pur giocando con le parole, soprattutto nei titoli, nei paradossi, nei capricci che mi vengono per simpatia appunto delle matrici futuriste soprattutto, mi sono ritrovato ad esprimere un'arte che guarda soprattutto al presente attraverso le radici, come dicevo, del passato, e quindi di non avere dei luoghi comuni, con tutto la considerazione e il rispetto dei ready-made. Sono passati più di 100 anni, è utile la possibilità di esprimere l'arte come ready made, ma a volte anche troppo comodo, e quindi ho cercato di ritrovare soprattutto nella convinzione di un'arte che porta in sé il colore, che può essere fotografia, può essere ceramica, cartapesta, anche marmo, cioè l'idea di poter esprimere degli ibridoli, cioè l'ibridazione degli idoli, in una intenzionale eccezione, e che non necessariamente debbano essere adorati o quotati, comunque hanno soprattutto l'impellenza di nascere e di portare la nostra osservazione. È evidente che sto divagando. No. Ho avuto molti incontri fortunati, soprattutto in questa mia voglia di viaggio, e quindi ho ritrovato radici culturali, ad esempio, degli artisti italiani, anche che non sono poi così ovvi visti dall'Italia, anche in altri paesi, ad esempio quando fui invitato a Bangkok, che non era un luogo del mio movimento, comunque lo diventò, scoprì che un artista italiano di nome Feroci ha portato l'arte moderna in Thailandia a metà del secolo scorso e ha fondato una scuola delle arti che sta al centro dell'antica Bangkok, che si chiama Silpakon University, i cui professori artisti vennero a Roma, abbiamo invitato da loro, fece una mostra al Museo Orientale, che sta all'Esquilino, a Roma. E fu molto interessante constatare che loro si ritenevano eredi di una cultura, soprattutto di radice italiana, proprio perché Feroci cambiò addirittura nome facendosi chiamare Silpa. Ci sono tante di queste storie che portano e incoraggiano a pensare che questi tesori non sono in oblio,
ma che bastano pochi individui per cambiare dei contesti culturali, per distrarli da un dovere del prodotto, che è stato condotto soprattutto, non vorrei assumermi dei discorsi che portano, perché no, a creare, comunque io ho vissuto e amato molto anche New York, ma l'arte vale solo se è merce, cioè tutti gli artisti sono condotti a fare merce, io prolifico fin troppo, ma lo faccio, ad esempio questa maschera esiste in tre varianti, proprio perché il progetto di Maestro Estro Astro contemplava diverse possibilità di viaggio e quindi nella collaborazione dei maestri mascherai balinesi di grande dinastia, in questo caso si tratta di Sukaria, che è il figlio di Tangu, che è un mascheraio che è morto recentemente, era come una leggenda vivente. Lui accettò questa collaborazione già nell'80, poi da questa collaborazione nacque, essendo in una dimensione molto inventiva, con suo figlio Sukaria, e di conseguenza anche Madè, un altro personaggio che praticamente è cresciuto con me, ha sfidato, come dire, da un progetto, da un disegno possono nascere diverse visioni, sia plastiche che di colore, e quindi, come dire, si può proliferare se c'è una ragione inventiva, immaginifica o creativa, non perché io reneghi il mercato. Io vivo d'arte da quando lasciai casa, quindi nel 70, e mi sorgono delle memorie, perché a quel momento fui invitato a Teramo da un professore che si chiamava, o si chiama Rosa, che entrò anche in una tavolozza nominale dei colori, e a insegnare a Teramo, ma io rimasi a Roma, perché ero appena arrivato a Roma e avevo una grande voglia di vivere una città così densa di stimoli come era in quegli anni e l'ho tuttora. E la mia convinzione è che la libertarietà che ci conduce, ci fa respirare nell'arte, è anche favorita da una certa distanza e da una certa indifferenza del potere, anzi è un privilegio poter essere, ad esempio, illusoriamente più liberi. Quindi questo sentiero di libertarietà io tento di viverlo tuttora, nonostante cioè, ci sono degli elementi della natura che erano previsti o sono imprevedibili, e comunque l'artificio, l'arte ci può non consolare o stimolare a inventare ulteriormente. Questo è possibile attraverso anche la ritualità, cioè avere la possibilità di esprimere un'idea, un pensiero, una fantasia, anche con pochissimi elementi, oppure portarla all'estremo opposto mettendo in gioco anche elementi non materiali ma tecniche e dimensioni che contemplano una grande dedizione. Io ho trovato addirittura un stimolo, un piacere nel condurre gli artigiani, e questo appunto è avvenuto soprattutto per la mia storia in tempi remoti, attraverso la maschera, e quindi ritrovare una possibilità di simbiosi con gli artigiani che nella ripetizione e nel dovere del quotidiano sono prigionieri a volte di una grande virtuosità che non trova prospettiva ad esprimere, e quindi ogni volta l'ho vissuto ad eccezione, come eccezione, sia andando a fare la cartapesta, ma tanto tempo fa, a Lecce, dove c'era queste tradizione della statuaria delle chiese, oppure a Vietri, dove c'è questa magnifica tradizione, ricordo anche del ramino, che è un colore velenoso, oppure a Murano,
trovandomi dall'alba al tramonto davanti ai forni con i vetrai, che ormai sono delle figure mitiche, rare, e così poi a Faenza, dove ho una costante di continuità con la bottega Gatti, il cui avo fu il primo ceramista futurista, e il cui erede invece ha ritrovato appunto solo all'inizio del 90 un rapporto con gli artisti contemporanei. Insomma, tutti questi rapporti di condurre e di vivere la dimensione del fare con altri che sanno fare meglio di me, a volte può essere distraente, ma non come qualcuno ha postulato per una convinzione concettuale o comportamentale o per addirittura un elemento che potrebbe essere considerato di pigrizia. Credo che una delle dimensioni di ulteriore difficoltà nella contemporaneità è trovare uno spazio della pittura. E a me piacerebbe molto superare l'elemento del capriccio e dell'eccezione, trovare un piacere nel dipingere più costantemente. E così si può anche pensare rispetto alla dimensione del design, che anziché andare verso una dimensione di esibizione o di giocattoleria, di ritrovare la dimensione ergonomica nel design. Sono cose che comprendono non solo una convinzione, ma anche un'applicazione. Io ho cercato di continuare la mia avventura soprattutto, come dicevo, nella dimensione del gioco, e quindi cercando di dar fine a questa mia divagazione, viva l'arte. Che è qui con noi, che vuol fare qualche domanda al maestro Luigi Ontani, è a disposizione. Maestro, è stato chiarissimo evidentemente il suo racconto. Direttore. La domanda era perché stanno scorrendo, mentre lei parlava, scorrevano le immagini dei suoi lavori, no? E questo anche per gli studenti, così lei utilizza appunto spessissimo l'autoritratto, ecco, una ulteriore parola su questa scena. Ma l'autoritratto è una dimensione di guardarsi come che la mia vita fosse appunto la tavolozza con cui esprimere questo mio viaggio di identità. Quindi, come dicevo poc'anzi, dall'osservazione, la curiosità, l'apprendistato di guardare appunto l'arte antica o l'antiquariato o il moderno, non l'antiquariato, l'antichità o il moderno, cioè riuscire ad esprimere nella elementarità di una posa, con elementi simbolici minimi o iconologici anche, questo viaggio di identità, quindi ribaltare, non so se è veramente ribaltare, pur nella consapevolezza dell'abuso della propria immagine, che però non è solo corpo o vanità, ma è anche, spero, spirito e anche ironia, riuscire a fare un viaggio di identità attraverso la storia, l'allegoria, la mitologia, la leggenda, le favole. Le mie prime mostre prendevano titolo dalle favole impropriate pensando a Vico, oppure da elementi di letteratura, proprio in un tempo in cui comunque l'arte visiva trova chiarezza come se prende un distacco, una distanza dalla letteratura. Invece alcune delle mie prime mostre erano una tentazione a liquidare, ma anche al contrario a avvicinarmi a degli elementi che erano di stimolo, non solo come pescare nella concettualità, ma anche nella letteratura. Questo mi ha portato appunto a questo viaggio di identità, e dalla maschera identitaria facciale passare appunto a quella giunta sovrapposta delle maschere in giro per il mondo, partendo dalla commedia dell'arte. Però la commedia dell'arte è come l'ha vista Mancini o Severini, per avere il credito, lo dico, di una eredità visiva.
Ecco. Se non ci sono altre domande, ringraziamo ovviamente il maestro. Io comunque dagli studenti, ecco, volevo, insomma, avrei piacere effettivamente di avere qualche domanda. Tenete presente che abbiamo veramente la possibilità, avete la possibilità di parlare, di dialogare con uno dei più importanti artisti italiani. Sono timidi, ragazzi. C'è un po' di timidezza evidentemente, giustamente oggi comunque è un momento ufficiale. Interessante perché almeno nella mia conoscenza e frequentazione la prima intervista lampante, cui io non ho partecipato perché ero già in giro per mostre ma non ero presente al contesto, è quello di Carla Lonzi. Io ho letto questo libro perché me lo imprestò De Dominicis nel 70 o 71 e glielo resi, poi l'ho ritrovato in un'edizione successiva datomi da Carla Accardi. Carla Lonzi è una figura straordinaria perché lei riuscì a far esprimere gli artisti appunto attraverso l'intervista, che è diventata il sistema costante, ricorrente di chi appunto cura o scrive o critica l'arte. A volte le interviste sono anche per me, riascoltandomi, dei momenti un po' paradossali, perché ad esempio scompaiono le domande e quindi io mi ritrovo a rispondere a qualcosa che sì, mi interessa in senso relativo e mi chiedo ma perché sto parlando di quella cosa? Proprio perché molte volte le interviste le fanno. Invece la Carla Lonzi erano interviste con tanto di domande e anche con documenti che erano quelli della vita degli artisti, quindi il libro è infarcito dei ritratti dall'album di famiglia degli artisti di quando erano piccoli. Insomma, poi lei diventò femminista e andrò ben oltre alle sue possibilità, come dire. Potrei tentarmi di farmi delle domande da solo, però tendo alla divagazione. Grazie. Bene, grazie maestro, complimenti. La ringrazio vivamente, lei ci aggiunge ai grandi artisti che hanno avuto l'onore di esserci vicini e quindi la ringraziamo sentitamente. Sentitamente ringrazio tutti i partecipanti a questa nostra inaugurazione e ci vedremo l'anno prossimo, mi auguro, ancora più numerosi. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie al maestro Luigi Ottani. Voglio ricordarlo che oggi pomeriggio terrà una conferenza anche al Museo Sperimentale di Arte Contemporanea, il MUSPAC, in Piazza delle Arti, alle 17. Sì, ci sarà tutta l'opera del maestro Ottani, ci saranno video, ci saranno, quindi la ascolteremo ancora volentieri. Grazie ancora e buon anno accademico all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.